ecco Michelotto è scattato, Pallini è pronto a prendere la sua ruota, ecco nell'ordine Michelotto, Pallini, poi Tumellero e poi Panizza. Il gruppo è a 50 metri, abbandoniamo il quartetto di testa per avvicinarci al traguardo. 22 maggio 1969, settima tappa del Giro, Viterbo Terracina. I velocisti affilano le lame, Merckx ha già vinto due tappe, vuole la terza. Da seguire la volata, ma soprattutto quel che succede alla tribuna di destra collocata a pochi metri dall'arrivo. È una volata alla quale prende parte tutto il gruppo, Michelotto al centro, Polidori che scatta, Foglietti, Merckx. E vince Merckx, Merckx ha vinto a Terracina, secondo Rebrek. Merckx ha vinto sul traguardo di Terracina la sua terza tappa del Giro. Al secondo posto si è classificato Rebrek. Tutto il gruppo è rinvenuto sui fuggitivi. C'è stata anche una caduta. Diversi atleti sono a terra, pare un normale incidente di corsa. C'è molta concitazione, ma in un primo tempo i cronisti in diretta non si accorgono di nulla. Sotto quei tubolari in ferro è rimasto schiacciato mortalmente un ragazzino di 11 anni, Giancarlo Manzi. La tribuna stracolma ha ceduto proprio al sopraggiungere dei ciclisti. 40 i feriti. Un altro bambino di 9 anni, Giovanni Borsa, sarà ricoverato in gravi condizioni, se la caverà. Un ingegnere e un geometra del comune che avrebbero dovuto testare la solidità della struttura finiranno in carcere con l'accusa di omicidio colposo. Nel 2012 il comune di Terracina ha intitolato a Manzi una scuola primaria. Il piccolo era andato a vedere la tappa del Giro in quanto la maestra aveva chiesto agli scolari un tema dal titolo «Avete visto passare le bici a Terracina? Cosa avete provato?». La grande festa di maggio ha dispensato nel tempo anche immensi dolori. Tano Belloni, l'eterno secondo, nel 1929 a Ferentino investì, uccidendolo, un bambino che gli aveva attraversato improvvisamente la strada. Numerosi anche, purtroppo, gli incidenti in moto. Nel 1946 a Trento muore il giornalista torinese Antonino Desiderato. Nel 1951 è la volta del fotografo Arturo Mattinzoli, l'uomo che aveva ritratto Coppi fratturato alle scale di Primolano. 20 anni dopo, nel 71, il celebre cronista del Corriere della Sera, ex olimpionico di scherma, Ciro Verratti, ha un fatale incidente in auto a Bibione. Nel 2009 a Cuneo, il fotografo Fabio Saccani perde la vita in motocicletta contro un camion uscito all'improvviso da una strada laterale. E sono quattro le vittime fra i corridori. Nel 1952 il padovano Orfeo Ponsin, nella discesa della Merluzza vicino Sutri, cade e sbatte violentemente il volto contro un albero. Altre lacrime nel 1976 in Sicilia. Ad Acireale, Juan Manuel Santisteban, corridore spagnolo della CAS, scivola finendo con la testa contro un guardrail. All'epoca nessuno usava il casco. 10 anni più tardi, nel 1986, sempre in Sicilia, a Sciacca, Emilio Ravasio dell'Atala di Cribiori viene tamponato da altri ciclisti. Cade, sembra una caduta banale, si rialza, finisce la tappa, ma si sente male in albergo. Morirà dopo 16 giorni di coma. Morte sul colpo invece per Wouter Weylands, giovane belga, nella discesa del Passo del Bocco verso il traguardo di Rapallo. Era il Giro d'Italia del 2011. La bellezza di queste immagini stride con quanto accaduto quel 2 giugno 1960. Jacques Anquetil vola verso la conquista del suo primo Giro d'Italia sulle strade della cronometro della Brianza.
La folla ai bordi della strada è straripante e a Seregno due bambini di 6 e 8 anni sbucano in mezzo alla strada proprio al sopraggiungere dell'ammiraglia. L'auto di Vincenzo Toriani, guidata da Giorgio Mai, autista esperto, non può in alcun modo evitare l'impatto. Il patron lascia la gara, corre in clinica al capezzale dei due fanciulli, ma per loro non c'è più nulla da fare. Ho vissuto quello di Sant'Esteban a Catania e ricordo poi che dopo alcune tappe avevamo delle difficoltà in albergo e una sera ci arrangiamo io e Torriani in una camera doppia e la sera prima di addormentarci Torriani mi confidò tutto il suo dolore per quello che era successo a Catania e soprattutto poi anche il coraggio che ebbero i corridori spagnoli di continuare la corsa nonostante la tragica perdita di un loro compagno. In quei momenti l'organizzatore purtroppo si sente... Però sono eventi che devono essere superati.